Benvenuti a questo video per le braccia e le spalle per rafforzare per tutti, specialmente per tiratori e arcieri. Leggi tutte le descrizioni sotto dove spiego ogni dettaglio. Stai, respira profondamente, concentrati, solleva il braccio, inspira, mentre scendi col braccio e espira. Tieni la posizione, l'addome sempre un po' all'interno, il coccige verso il basso. Tieni anche alta la tua concentrazione, come sempre guardare un punto fisso davanti a te e la posizione dei piedi sempre paralleli in questo modo. 5 volte, puoi anche rallentare la velocità e mantenere un po' di più il braccio su a polmoni vuoti. Mi raccomando, stai ben bilanciato nella cosiddetta posa della montagna, coi piedi paralleli, il bacino in leggera retroversione. E fai proprio questo movimento più o meno lentamente in base al tuo livello di allenamento. Il peso può essere da 1 kg, 2 kg o anche di più, sempre dipende dal grado di allenamento di ognuno. Inspira, stai, espira e ritorna giù. E ora un movimento un pochino più dinamico, giusto per sciogliere la situazione e allenarti un pochino in modo dinamico anche. Piega anche la gamba, fai questo movimento sempre per i deltoidi superiori, sempre per sentire proprio i muscoli delle tue braccia e anche comunque muovere tutto il corpo in scioltezza, mentre ti prepari per il secondo movimento di concentrazione, che assomiglia un po' di più a quello degli arcieri. Sollevi quindi entrambe le braccia in questo modo ed espirando torni giù. Inspiri, sali, stai, espiri, torni giù. Inspiri, sali, stai, espiri, torni giù. Cambio lato, fallo sempre bilaterale, anche se tiri da una parte soltanto, come tutti ovviamente. Gli esercizi propedeutici vanno sempre fatti da entrambi i lati, giusto per bilanciare proprio anche il corpo e rafforzarlo meglio. Controlla anche il gomito posteriore che sia abbastanza in alto e le spalle sempre bene giù, attivando sempre i romboidi, i muscoli sotto alle scapole che radicano le scapole al dorso, tenendo sempre le spalle ben abbassate e lontane dalle orecchie. Gli squat, questi movimenti dinamici che ti aiutano sempre a rafforzare e a sciogliere, rilassa. E adesso andiamo a fare anche un po' di stretching, così da respirare e allungare. Anche qua puoi mantenere le posizioni un po' più a lungo, fare un po' di respirazioni, mano sul gomito, braccio indietro, in modo da allungare i muscoli che hanno lavorato. Questi sono esercizi di base, di stretch. Intreccia le mani, estendi le braccia dietro e poi in avanti. In questo modo, braccio davanti al petto, disteso, con la spalla sempre ben abbassata. Apri e ora respira, fai proprio qualche bel esercizio anche solo di respirazione, espirando pancia dentro, coda in giù, braccia giù, inspirando braccia su a V, sempre abbassando le spalle. Puoi trattenere anche un istante il respiro a polmoni pieni, non proprio pieni del tutto ovviamente, e segui tutti i dettagli che ti scrivo sotto al video, ripeti questi esercizi più volte sempre in base al tuo grado di allenamento. Buon allenamento, namaste.